Buongiorno, grazie di essere venuti a questo incontro. Forse voi già sapete che altri vostri amici, colleghi che fanno parte di altre specializzazioni sono venuti a questo incontro che ha come titolo, adesso lo faranno vedere, ha come titolo l'importanza di alcune scoperte di cui probabilmente voi già sapete sul cervello hanno nella vostra professionalità, ma soprattutto al di là di questo lo scopo preciso è quello che io sto incontrando tutte le professionalità che hanno un compito importante nello svolgere la funzione che questo istituto si propone, che è quello di occuparsi del benessere o il benessere delle persone anziane. Questi incontri, questa anche per voi sarà una conversazione, una lezione, se volete, che si inserisce nel programma di giungere alla discussione del caso o alla discussione dei casi, cioè a poter insieme tutte le professionalità, cioè quello che forma l'equipe operativa delle varie sedi in cui voi operate, di poter arrivare alla discussione del caso, che vuol dire che l'equipe nel suo insieme, quindi con voi, sia come fisioterapisti oppure logopedisti, svolgete assieme agli infermieri professionali, insomma, insieme agli psicologi e a tutti gli altri, nel formare appunto una unità operativa che io vorrei, nei casi che discuteremo, poterla vedere operare insieme, magari per poter immettere nuove modalità operative, che già, io so già che voi, che le vostre unità qui sono, funzionano, e che in questo istituto si parla di grandi livelli di operatività, e questo naturalmente è un'ottima condizione, ma insomma è sempre possibile sviluppare, analizzare, cercare di renderci nelle condizioni migliori di operare una professionalità nell'altra, magari in modo più corale. Io uso sempre un'immagine che è quella di dire, insomma, l'insieme come un'orchestra in cui ci sono diverse competenze, ci sono i violini, saranno gli infermieri, ci sono le trombe, ci sono i flauti, insomma tutte le diverse specializzazioni e quindi capacità di suonare uno strumento al meglio, e questa è la tecnica di ciascuna professionalità, però lo scopo principale, perché tutto abbia un senso, è che ci sia un'armonia tra i diversi strumenti, perché solo dall'insieme, da questa modalità di armonizzare tutti, nasce una sinfonia, nasce una sonata. Voi credo che vi convincete facilmente che se noi avessimo dei violini bravissimi assieme a dei flauti altrettanto bravi, ma non ci fosse una direzione, un'organizzazione, una direzione d'orchestra molto puntuale, è chiaro che non verrebbe fuori la sonata, non verrebbe fuori quella sinfonia, e ciò naturalmente farebbe perdere più, pur tra professionalità bravissime, straordinarie tecnicamente, anche immaginandole perfette, però non si riuscirebbe a realizzare lo scopo, che in questo nostro caso no,
la metafora della sinfonia ha tanto da fare lei. Grazie. Che nella metafora la sinfonia qui diventa l'intervento assistenziale per i nostri, per gli ospiti di questo istituto. Io devo dirvi, sono particolarmente contento, dopo aver parlato con tutte le altre, non credo di aver ancora finito, ci saranno altri dopo di voi, prima di partire a luglio, partiremo con la discussione dei casi, devo dire che sono molto contento perché ritengo che nell'anziano il corpo, la percezione del corpo, nelle due, diciamo, specializzazioni che qui oggi abbiamo riunito e che i dirigenti mi hanno consigliato di mettere insieme, perché insomma qualcosa di comune c'è, proprio il corpo, che la percezione del corpo nella persona longeva, nell'anziano, sia un punto fondamentale. E quindi io sono del parere che nell'ambito di quella sinfonia, di quella collaborazione tra diverse professioni, voi abbiate un ruolo molto importante. Prima di affrontare quello che io vi posso dare, che fa parte delle mie competenze, come voi sapete io sono uno psichiatra che si occupa in modo particolare del cervello e quindi vi potrò dare alcuni, richiamarvi alcuni dati che sono abbastanza recenti sulla conoscenza del cervello, che forse vi potrà stimolare. Ecco, io non ho nulla da insegnarvi, ovviamente, non sono né un logopedista né un fisioterapista e credo che queste due discipline debbano essere assolutamente autonome e certamente non posso insegnarvi nulla e non potrà mai insegnarvi nulla a nessuno che già non faccia questa attività, perché è dall'interno che uno acquisisce quelli che sono gli elementi. Quindi la mia è semplicemente l'offerta di alcune considerazioni anche scientifiche che vi propongo perché voi vediate se, non avendole tenute sufficientemente in considerazione, vi possano interessare. Voi forse già conoscete che è stato aperto un sito che si chiama anchise.net, dove gli incontri anche precedenti sono riportati, così come verranno rimessi in questo sito anche la conversazione che teniamo oggi. Quindi vedete che è vero che teniamo separate le professionalità, ma in realtà tutto poi tende a metterle insieme per quella operazione, chiamiamola orchestrale, di cui io vi ho accennato. Naturalmente potete andarle a vedere e suggerire a qualche vostro collega che non possa essere qui oggi, dire che comunque questo contributo lo si trova sul sito, dove facilmente voi potete andare inviando questi vostri colleghi, ma anche voi se volete risentire qualche aspetto. E di questo incontro e di quello fatto con i direttori di equipe e con gli infermieri e così via. Ma dicevo, prima di parlarvi di questi tre aspetti sul cervello che io intendo dirvi oggi, volevo fare qualche considerazione sulla percezione del corpo, semplicemente. Allora, questa volta è perché voi possiate verificare se ho capito bene quello che poi svolgete nelle vostre mansioni. Io ritengo che, dicevo, che il corpo sia fondamentale e che naturalmente sia fondamentale e particolare nella persona anziana. E mi piacerebbe poter distinguere con voi
la vecchiaia di per sé dalle malattie della vecchiaia. Voi sapete che questo, insomma, è un istituto di assistenza e sempre, anche negli altri incontri, abbiamo fatto una netta distinzione tra un ruolo di assistenza e un ruolo terapeutico, clinico-terapeutico. Ecco, qui, anche qui credo di poter indicare e parlare di proprio una fisioterapia per l'assistenza agli anziani, così come una logopedia proprio per, nell'ambito dell'assistenza. L'assistenza si rivolge alla vecchiaia, si rivolge quindi ad una condizione che ha caratteristiche diverse dalle altre fasi della vita, ma che non si può definire patologica in sé. Voi sapete che c'è quella massima che si attribuisce a Seneca, quando diceva morbus senectus ipsa morbus, la vecchiaia è una malattia di per sé. No, anche se andate sul nostro sito, vedete che proprio c'è scritto sotto subito: la vecchiaia non è una malattia, è una condizione esistenziale con notevoli diversità tra, che so io, l'età, la vecchiaia con l'adolescenza, ovviamente con l'età matura, eccetera, però ha delle proprie caratteristiche che non possono essere considerate malattie. È inutile che io vi sottolinei che faccio parte della categoria, insomma. Io sono un vecchio e quindi ne parlo anche per esperienza e quindi per vissuto personale. E confermo che quindi l'assistenza è un'attività importante, un'attività, se volete, fondamentale già proprio per la vecchiaia, perché la percezione del corpo dell'anziano è del tutto particolare. E quindi, se voi per esempio vi interessaste di adolescenza, che è uno dei temi della mia professione in cui sono molto impegnato, beh, è chiaro che anche lì c'è una percezione del corpo particolare, proprio perché è un momento di metamorfosi, quindi un corpo senza identità, potremmo dire, o in via di definizione, di raggiungere una identità che è quella del periodo poi dell'adulto. Ma a parte che cambia anche nell'adulto, perché il corpo è continuamente mutevole. Ma certamente quindi è importante cercare di capire come la persona anziana, come il vecchio, percepisce il proprio corpo, proprio perché credo che la vostra specializzazione abbia molto a che fare con la percezione del corpo, oltre che con la funzionalità. Però va divisa dai disturbi, va divisa dalla patologia del corpo. Tanto è vero che la struttura che esiste, le equipe quindi che esistono, sono proprio tese a aiutare la persona anziana a far sì che possa esercitare meglio funzioni vitali, ma quando ci si trova di fronte ad un caso di patologia, io vi pregherei l'attenzione, perché altrimenti mi distraggo e non riesco ad essere efficace, lasciando la libertà assoluta a voi di poter uscire, di poter, se vi sembra che non sia interessante, di potervene anche andare, ma se state qui occorre silenzio, perché io altrimenti non sarei in grado di spiegarmi efficacemente anche per quelli che vogliono ascoltare. Vi ringrazio molto. Allora, dicevo che voi avete il compito, credo, assieme alle altre specializzazioni dell'equipe, di aiutare le persone anziane come se si trovassero in una famiglia, se volete, artificiale questa volta, perché siamo all'interno di un istituto, eccetera. Ma
una famiglia in cui se ci sono, se vengono trovati dei segnali di patologia importante, che non sia appunto quella che può essere legata ai disturbi transitori che, di cui abbiamo esperienza in tutte le famiglie, ebbene in quel caso e occorrerà che ci sia la disposizione per portare quel nostro ospite che viene qui assistito in un luogo di cura, proprio per poi eventualmente tornare. Ecco, io credo molto proprio nella possibilità quindi di aiutare che anche la vostra professione venga indirizzata ad aiutare le persone anziane a vivere meglio come anziani. E allora il corpo nell'anziano è un aspetto particolare. E per esempio voi sapete che quella che gli psichiatri spesso definiscono un disturbo, questa volta del comportamento mentale, è il giovanilismo. Il giovanilismo è quell'atteggiamento che hanno le persone anziane, un atteggiamento di voler dimenticare le caratteristiche dell'età anziana, dell'essere vecchi, che considerano proprio qualche cosa da nascondere e quindi cercano di svolgere una funzione, attività, che come se fossero giovani e cercano di mascherare la propria età non solo a partire dal comportamento ma persino dal modo di abbigliarsi e quindi dal cercare di recuperare funzioni che oggi non esistono più ma che in realtà erano presenti in precedenza. Ecco, questo è un'alterazione, se vogliamo, è un segno però che la percezione del proprio corpo non è affatto una percezione gradevole, tanto che si vorrebbe appunto toglierla e sostituirla. E, per esempio, questo non c'è un caso di malattia del corpo, di malattia fisica, ma fa capire che con questo atteggiamento è molto difficile anche poter entrare e cercare di aiutare, come dire, un corpo di vecchio, perché quasi non è accettato da parte della persona che si assiste di avere questa dimensione. Quindi cercherà di mostrarlo in tutti i modi che non ha nulla a che fare con rieducazione, con fisioterapia o cose di questo genere. Vivere, se il vecchio vive il proprio corpo da giovane, è chiaro che c'è un'anomalia, è come se le capacità, che i cambiamenti, che le diverse fasi del ciclo della vita presenta, volessero essere eliminati per arrivare ad una specie di perennità o immortalità del corpo accettato solo entro certe misure. Allora, volevo solo richiamarvi a questo proposito alcune funzioni. La prima ve l'ho già detta, mi piacerebbe molto che voi poteste ripensare proprio ad una fisioterapia o ad una logopedia dell'anziano, cioè quindi non dell'anziano malato, ma proprio a quelle caratteristiche che permettano di far sì che un anziano possa essere, io dico, anziano veramente, cioè espletando le funzioni che quel corpo ha la possibilità di fare e quindi facendolo accettare meglio la propria dimensione. Ora, un aspetto della corporeità che è la sessualità, voi sapete quanto invece ci sia uno schema alterato a questo proposito, poiché ci sono dei fortissimi interessi a dire che è possibile a 70 anni, 80 anni, avere per esempio un organo erettile che
si comporta esattamente come quando uno si trovava in un'età di... Cioè c'è una grande tendenza alla artificiosità del corpo anziano e quindi non di permettere quelle funzioni che potremmo dire sono fisiologiche con quell'età, ma proprio cercando di, come dire, modificare la funzionalità del corpo usando farmaci, usando protesi. E in questo giovanilismo, che io considero appunto una distorsione molto grave, in questo giovanilismo c'è anche un eccesso di attività o atletica o pseudoatletica o di un uso del corpo che, credo voi sappiate bene, viene portato a sforzi e a esercizi che sono proprio innaturali per quell'età. Insomma, da vecchio, oltre che per il mestiere che faccio, vi devo dire che bisogna che noi sappiamo trasmettere che la vecchiaia è bellissima, vi vedo giovani tutti e sono contento, quindi voi non lo potete ancora sapere come esperienza precisa, ma la vecchiaia va vissuta con le potenzialità che permette, che sono potenzialità di corpo e persino di corpo che sa amare, cioè di corpo che tende a, come dire, a unirsi, a comunicare con altri corpi, ma da vecchio, cioè con quelle caratteristiche, con quelle liturgie che non saranno più quelle del giovane o quelle del giovane adulto, ma sono proprio legate a questa età. Insomma, assistenza all'anziano vuole anche dire dargli la comunicazione che la vecchiaia è un nuovo capitolo della vita. E quindi aiutarlo a far sì che anche il corpo in questa fase possa esprimere le potenzialità che sono tipiche di quella età. Naturalmente ci sono molte differenze individuali, però che vanno viste sempre all'interno di questo ambito, cioè dell'ambito della vecchiaia fisiologica e biologica, perché altrimenti è chiaro che uno vorrebbe sempre poterlo modificare andando indietro continuamente per ritrovare una giovinezza che sarebbe semplicemente una pura illusione e che porterebbe poi ad una serie di patologie: l'uso di farmaci, l'uso di protesi, uno stile di vita che allontana dalle altre persone anziane quasi per poter mettere in una comunità giovanile o di falsi giovani. Allora, il primo aspetto su cui vi voglio richiamare, quindi adesso ho detto che non senza insegnarvi niente, ma è proprio per richiamare alcuni aspetti che mi colpiscono molto e che credo siano caratteristiche di cui sarebbe bene che voi ripensaste o pensaste per poterle rendere, come dire, funzionali nel miglior grado possibile per l'anziano. Ecco, una delle caratteristiche che mi sembra che dobbiamo tenere in presenza è l'idea che il corpo degenera. La vecchiaia, certo, porta la cute ad essere meno elastica, porta la muscolatura ad essere meno tonica, tutte le cose che voi sapete meglio di me. Ma certamente a queste caratteristiche che cominciamo a dire proprio anche estetiche oltre che funzionali e anche di forza, di muscolari, hanno una propria, permettono, direi che sono anzi perfettamente adatte ad un certo tipo di vita dell'anziano. E poi c'è la vecchiaia che
non ha solo una dimensione anagrafica, e forse anche questo è un errore, ma ha una dimensione sociale, perché è chiaro che se il ruolo, la identità sociale di una persona viene cancellata o rapidamente o in maniera senza che vi sia una preparazione del cambiamento, e quindi che vuol dire la pensione, vuol dire la mancanza di un lavoro troppo presto, è chiaro che tutto questo diventa poi un vissuto che contribuisce a modificare, a gravare, insomma, a cambiare il volto della vecchiaia. Però non c'è dubbio che deve esserci un'accettazione del corpo anziano. E anche qui bisogna, devo dire, che l'esperienza è importante, perché guai se il confronto sia sempre con il primo. Nascerebbe quella nostalgia persino del corpo. Voi sapete, la nostalgia è una sorta di lutto, lutto per ciò che non c'è più. Un lutto certo per le persone care che non ci sono più, ma un lutto anche per le proprie capacità. C'è un lutto da lavoro, per esempio, che dal punto di vista psichiatrico è un fenomeno molto grave. C'è un lutto del corpo che era attivo in qualche modo in una certa misura e che adesso non lo è più. Ecco, quindi la accettazione del corpo. Una delle caratteristiche che cambia molto nell'anziano è il dolore. E questa è una caratteristica che so che fa parte della vostra professione a cui desidererei accennare. E ne accenno a due estremi. Da una parte una ipersensibilità al dolore fisico. Voi sapete che dobbiamo sempre distinguere un dolore fisico che è legato ad alcune frazioni del nostro corpo da un dolore esistenziale, cioè da un dolore che si lega non al corpo specificamente, ne viene influenzato anch'esso, ma non nasce da questo, ma nasce proprio dalla fatica di vivere, nasce dalla sensazione della inutilità. Insomma, la depressione è un dolore, è una sofferenza ed è un dolore straziante, perché, come voi sapete, la depressione si fonda su due pilastri. Il primo è quello della propria inutilità, della incapacità di poter svolgere anche funzioni che abitualmente venivano svolte con molta, addirittura in maniera banale, in maniera proprio standardizzata, come saper fare per una cuoca, saper fare una pasta asciutta, o per uno svolgere una funzione manuale, per un uomo manuale semplice, che prima faceva parte della propria abitudine. Ecco, è il senso della incapacità. E il secondo pilastro è la colpa, avvertire la colpa per non saperlo fare, perché in questo modo si pensa che gli altri che hanno bisogno di te non possono avere nessun vantaggio. Questa è una sofferenza drammatica che, come vedete, è un dolore di vivere, ma non ha nulla del dolore fisiologico, del dolore delle diverse sezioni del corpo, di cui voi siete bravissimi a individuare, ad affrontare. Ecco, da una parte credo che la persona anziana tenda a provare una ipersensibilità al dolore, che è una specie di richiamo poi per avere un aiuto, per la paura, un dolore nell'età anziana, lo stesso dolore, se noi potessimo dire, penso io, ad un'articolazione, ha un significato ben più grave nella persona anziana, o comunque diverso rispetto a quello che può accadere ad un adolescente. E quindi c'è da una parte il tentativo di mostrare, di avvertire una ipersensibilità che poi si traduce subito
in una richiesta o di lenimento o di interventi da parte del gruppo operativo. Dall'altra parte, e questo mi impressiona ancora di più, è la condizione in cui il dolore viene dominato, o perlomeno è una sofferenza che viene quasi accettata, e allora non si chiede nulla. Ci sono molti anziani che non vi chiedono, non vi dicono che hanno un limite al corpo, per cui laddove voi potreste efficacemente intervenire per rendere una funzione molto più esprimibile, ma stanno zitti, non dicono niente. Sono persone capaci di sopportare fortemente il dolore fisico. Tanto è vero che bisogna quasi capirlo, pur non essendo detto, pur non essendo verbalmente espresso un'articolazione. Ci può essere una persona, voi ne conoscete tante, che alla domanda ma ha bisogno di qualcosa, sente il dolore? No, assolutamente no, ma poi fa un movimento da cui voi capite che quell'articolazione, per esempio, o quella parte del corpo è invece fortemente limitata o espressa nel modo che voi osservate visivamente, perché è sofferente, perché è affetta da dolore. E anche qui, vedete, questa capacità o di iper sentirlo o di cercare di minimizzarlo fino a quando diventa un dolore cronico, ad avere l'impressione di non percepirlo più, beh, anche questo dipende un po' dalle caratteristiche della vecchiaia, anche dal grado di vecchiaia, ma anche da quello della personalità. Cioè ci sono, anche qui, un depresso sarà difficile che vi dica, un depresso non clinico, se c'è un depresso clinico grave, non è, lo dobbiamo mandare a curare, non certo qui in un luogo di assistenza, ritorno continuamente sulla differenza tra assistenza e cura e terapia. Ecco, quindi c'è invece la persona ansiosa o la persona ipereccitata che invece ingrandisce e vi dà descrizioni di un male che solo la vostra esperienza poi può metterlo all'interno delle giuste cornici, perché altrimenti sembrerebbe una questione apocalittica, insomma. Questo per poter esagerare. Quindi è importantissimo che noi ci chiediamo in ogni caso, ma qual è la percezione del dolore che questa persona, che questa persona che entra, voi avete, e ne parleremo fra un momento, voi avete una grande importanza all'entrata. Cioè nel momento in cui un ospite si unisce a quella che è la comunità che qui viene seguita. Quindi è importante capire sempre il problema del dolore. Sapeste quanti casi di patologie, espressioni acute, addominali, persino di dolore che indica una compromissione della circolazione, che passano sotto silenzio, perché le persone anziane non lo dicono. Quindi bisogna cercare di capire, ma qual è la percezione del dolore che questo signore che sta entrando da noi ha? Perché voi sapete che nell'assistenza ci deve essere una particolare attenzione a quei fenomeni patologici che possano mostrarsi a livello di rischio, perché è l'intervento per l'invio ad un centro di terapia
nel momento in cui il rischio, cioè c'è la situazione ancora a rischio, è chiaramente una eventualità auspicabile, perché poi altrimenti tutto diventa più complicato. Allora quindi la prima cosa è il dolore. Io ho voluto metterlo per primo, anche se forse, per esempio, uno potrebbe dire, ma insomma no professore, guardi, sbaglia, perché insomma noi osserviamo prima di tutto il movimento, insomma, cioè ci arriva no, una persona e vogliamo vedere se come tiene la stazione retta, come è in grado di muoversi, se in maniera coordinata o no. Io qui uso dei termini molto generali perché so che poi voi invece avete un linguaggio molto più preciso. Ecco, no, io credo che il dolore, se volete, assieme al movimento, ma il dolore è una dimensione importantissima, sia quello del corpo, sia quello dell'esistere, quello del dolore esistenziale, soprattutto all'inizio, in quel momento di grave frattura, quando una persona comunque viene portata in un luogo che so essere tra i più straordinari, quello in cui voi lavorate. L'ho anche visitato, non sono venuto ancora dappertutto, ma insomma mi sono reso conto e so che la considerazione per questo ambiente è di grande attenzione e quindi di grande livello. Però, appunto, è comunque un passaggio. Non è mai un grande desiderio della persona anziana arrivare in un istituto, nemmeno se si chiama dell'Immacolata Concezione. E quindi è un momento di distacco, è un momento di perdita di rapporti familiari, forse non del tutto buoni, ma per la valutazione di chi è portato in un altro ambiente, questo invece ha una valutazione diversa. Sapete, noi parliamo tanto di padri assenti quando ci rivolgiamo a studiare l'adolescenza o il mondo dell'infanzia, però ci sarebbe da aprire un grande... alcuni sono venuti dopo e allora non hanno sentito, e mi permetto di ripeterlo, che qui bisogna mantenere il silenzio perché altrimenti perdo la concentrazione, lo ripeto, spero per l'ultima volta, e quindi non riesco a essere efficace per gli altri. Però tutti possono alzarsi, uscire se hanno necessità, se devono parlare vanno a parlare fuori, ma non qui dentro. Grazie. Allora, dicevo che il passaggio da un luogo, supponiamo familiare, ad un luogo invece, sia pure un istituto ben organizzato, è un grosso trauma psichico, perché c'è sempre l'idea che quel transitare da un luogo all'altro sia senza ritorno. E già questo ha una funzione che è dolorosa. E quindi c'è veramente una percezione di perdita del luogo anche. Guardate, io mi ricordo quando c'è stata, molti anni fa, la chiusura dei manicomi, più di 30 anni fa. Era incredibile vedere alcuni pazienti nel dolore del distacco da un luogo che certamente non aveva una grande attrazione, ma pure c'è una sorta di, come dire, affezione, addirittura di attaccamento, non solo alle persone ma anche alle cose. E quindi quando voi li vedete nel momento dell'ingresso, magari con i parenti che cercano di minimizzare la decisione, dovete proprio valutare che in quel momento, quando voi lo vedete per la prima volta, era una personalità che è completamente in uno stato di shock,
e di stress. E voi sapete che, e lo diremo poi nelle considerazioni, che tra corpo e cervello, e quindi tra affettività, tra esperienze emotive, affettive e espressione corporea, c'è una grandissima correlazione. Ecco allora il dolore e il corpo. Il corpo, non solo in quel momento, adesso usciamo da questo momento che è la prima espressione del disagio di entrare tra persone che non si conoscono, in un luogo da cui forse non si tornerà più indietro. E voi sapete, è facile per chi poi torna a casa o per chi, anche per i familiari, mostrare quanto è l'efficacia, l'efficienza di un luogo, la bellezza, la variabilità, ma per chi deve fare quel passaggio non è così facile. E quindi il corpo, comunque, al di là di questo momento acuto e particolare, beh, c'è un'attenzione per il corpo che è una sorta di verifica continua per identificare i limiti che progressivamente mette in atto. Ci sono, questo per esempio è il pensiero più importante, come dire, io sono in una sorta di decadenza, con quegli esempi terrificanti che della candela che lenta si spegne, li avrete sentiti, oppure di come la società considera la vecchiaia. Adesso la vecchiaia è un costo che per la società, persino, no, visto quindi come un problema, come un costo, come un peso. E quindi c'è come l'attesa, anche per chi ha una vecchiaia che può essere serena, quella di far rimbalzare su di sé questa percezione sociale della vecchiaia, e quindi essere attenti poi a vedere proprio come quei limiti si presentano. Non ci sono, ma se questa è la visione, allora arriverà anche in me. È la paura allora che il respiro non sia più regolare, la paura che i movimenti siano bloccati, la paura che la fisiologia di alcuni organi, che pure hanno funzionato, adesso non funzionino più. Cioè è come se noi facessimo un rilievo continuo di noi stessi, indipendentemente dall'età, per vedere qual è la fisiologia. Allora, se voi vi mettete a pensare a com'è il respiro vostro, beh, troverete che il ritmo cambia, per esempio a seconda se siate preoccupati o no, e deve cambiare così se uno si mette a contare quante aritmie ci sono, il proprio polso. Ecco, sappiamo che l'aritmia, per esempio, è fisiologica, ma nel vecchio no, è un segno di patologia che sta per arrivare. E quindi è come se ci fosse un'attenzione ad un corpo che perde le proprie caratteristiche precedenti. E quindi sì, c'è una vecchiaia che, pur non essendo malata, pensa che sta per ammalare. Sempre se voi tenete conto di quella distinzione che abbiamo fatto appunto tra vecchiaia e malattia. Tanto è vero che credo, e questa è una considerazione che vorrei fare assieme a voi perché voi la possiate tenere in considerazione, avviene una prima difesa di fronte a questa sorta di paura, perché la paura di star male è enorme nella persona anziana, è acutissima. Proprio la paura di star male fa avvertire le malattie che non ci sono. E c'è una difesa a questa paura, perché poi la paura di un male, se uno cerca di guardare tutto se stesso, tutte le funzioni, beh, è molto facile poi avere il dubbio che si stia instaurando
qualche problema serio. Loro vorrebbe sempre a chiedere a qualcuno, avere qualcuno attorno. E non sempre questo è possibile. Allora qual è un meccanismo di difesa di questa condizione? È la regressione. Una regressione psicologica che porta ad una sorta di infantilismo. Abbiamo parlato del giovanilismo, che è una cosa molto artificiale. L'infantilismo, la regressione, è una condizione per cui, consapevolmente o no, o inconsapevolmente, si ritorna ad una fase dell'esistenza che permetta di poter richiedere di essere accuditi, di essere seguiti, di poter affermare, come farebbe ovviamente un bambino, che non è capace di fare, non può attraversare la strada, non può fare certo tipo di lavori, non può fare certi tipi di sport. Insomma, è una regressione. Guardate, si può arrivare veramente ad un bisogno simbiotico, che poi, voi sapete, la simbiosi è quella fase iniziale della vita, che è il rapporto tra mamma e bambino, nella fase dell'attaccamento, quando il rapporto tra corpo infantile e madre e dell'alimentazione, ma è proprio è quello della richiesta continua, fino al capriccio. Il capriccio è una richiesta che la madre si dedichi a lui, non di comprare il gelato. Qui ci sono delle mamme, credo, insomma, ricordatevi. Ecco, il vecchio tende, se si sente, se è preso, non dal vedere il suo corpo per quello che può fare, ma per quello che non può fare perché sta avendo dei limiti di malattia, ecco, c'è una regressione, ritorna ad essere in qualche modo non un bambino, ma in una condizione da poter desiderare sempre di essere con la presenza di qualcuno, altrimenti richiama, altrimenti si lamenta, e c'è proprio, e credetemi, è anche una sofferenza, perché certo fa richieste che spesso l'equipe non può garantire così rapidissimamente come vorrebbe, eppure è dovuta non tanto a quel disturbo, a quella richiesta, a quel bisogno, ma è dovuto a questo meccanismo difensivo che per paura di star male si richiede continuamente la mamma, non il papà, non c'è o il mammo, perché lo possa in qualche modo essere lì presente, accudire. E quindi si creano rapporti di dipendenza. La simbiosi è una dipendenza, bisogna che quella persona ci sia. E l'attenzione ad un corpo, non per quello che può fare, ma per quello che non fa e che fa sempre di meno perché appunto avverte di essere malato, e questo porta proprio ad una rinuncia progressiva ad usare il corpo. E sono sicuro che voi avete osservato molti casi in cui magari voi potete andare a rilevare qual è la condizione attraverso una vostra valutazione, di qual è la condizione di quel braccio che non si muove, di quella gamba, che insomma di tutte quelle che sono limitazioni dell'anziano, e non trovate che ci siano elementi sufficienti per spiegare quel comportamento. Questo è comprensibile se pensate a questo processo di regressione. Io ho girato per i vostri luoghi, almeno per qui, per le sedi, per questi tre blocchi che ci sono qui. E devo dirvi che l'impressione della regressione mi è saltata fortemente agli occhi. Proprio questo lasciarsi andare, questo non volere più, rifiutare persino. Addirittura se voi stabilite che sia necessario un esercizio, adesso io parlo in modo impreciso, e lo richiedete, non lo vogliono fare.
e potete e insistere, e allora vi dicono che non sentono più quel ciò che vi avevano detto, avvertivano prima, pur di non entrare all'interno di un processo di controllo di quello che voi insomma fate, perché ogni vostro intervento è un intervento, credo, che ha bisogno di essere ripreso, ha bisogno dell'esercizio, molti almeno di questi aspetti. Allora, ecco, tenetelo in considerazione, questo aspetto della regressione simbiotica e della rinuncia progressiva, e si arriva a non avvertire più i bisogni corporali, quasi che appunto si volesse proprio dimostrare che non c'è nulla da fare, che si può solo essere accuditi. Quindi vedete che vi ho richiamato solo qualche aspetto. Ce n'è un altro che vorrei molto, è l'uso della carrozzina, della sedia. Forse voi avete sentito che io, anche quando ho parlato con i vostri, con i direttori, ho detto che non dovremmo più usare il termine contenzione, ma dovremmo accettare solo l'uso dei cosiddetti mezzi di protezione. E io non vi sto semplicemente dando una dimostrazione di cambiare i termini e lasciare la situazione com'è, ma mi sembra inaccettabile la contenzione. E prima di dire questo, di avere parlato quindi non solo con voi, che siete molto attenti al corpo, ma noi dovremmo, credo, tenere presenti e addirittura definire bene quali sono i mezzi di protezione, ma certamente non una assistenza contenitiva, non so come dirlo, è inaccettabile. Questo è il mio punto di vista, ed è un punto di vista importante, perché io faccio lo psichiatra da 55 anni e vi posso dire che non ho mai usato i mezzi di contenzione, mai, e ho diretto un manicomio per un certo numero di anni. Non servono? No, ci sono del non servono. Perché se ci sono, c'è un modo di assistere, ma un'assistenza che può essere anche farmacologica, perché l'esperienza del limite, tra tanti limiti che un anziano ha, dei limiti coercitivi, non mi pare che siano compatibili con una assistenza, mentre ci sono degli interventi che sono protettivi. È chiaro che le sbarre ad un letto sono importanti, è chiaro che la cosiddetta fascia addominale molto ampia, non elastica, che possa tenere una persona che sia magari confusa, che sia eccitata, tenendo conto che l'eccitazione la si può controllare bene se c'è presente un medico, cosa che io richiederò e ho già richiesto, che sia presente un geriatra, che sia presente, insomma, cambiando, cioè proprio mettendo in atto delle protezioni, che sia possibile appunto rilevarlo. Ecco, quindi anche questi sono, come dire, riferimenti che certamente
ne ho parlato a voi, perché ne ho parlato anche alle altre professioni, perché non dipende da voi, ma dipende dall'organizzazione e dalla funzionalità di tutto l'insieme e della unità operativa. Ma certo, io sono stato chiamato qui dal Presidente per poter portare dei miei consigli, un mio contributo, se possibile, e certamente avrà come condizione questo. Mai starei in un luogo in cui non si usano i sistemi, tutti i sistemi protettivi sono importanti, e dove si usa la contenzione. Io non voglio nemmeno sapere se qui c'è o non c'è, dico semplicemente il mio parere, e io ricordo sempre, ma questo è un aneddoto personale, ricordo sempre che dopo, che all'inizio, quando appunto presi l'incarico di un ospedale, quindi come responsabile, e quando proibì l'uso che là era, sto parlando di disturbi mentali, di manicomio, che era frequentissimo, dicendo che tutte le volte in cui pensavano di applicare quel sistema mi chiamassero, perché poi non si può dire che si va, mi chiamassero. Ricordo che una volta arrivai, una mattina arrivai e trovai un paziente che era stato contenuto, forse i sistemi là erano diversi, e non solo lo tolsi quella cosa, ma uso un termine forte che è legato alla psichiatria, ma denunciai quel medico, primo perché non aveva seguito gli ordini che avevo dato, secondo perché aveva fatto un intervento che non era adeguato ed era contro il rispetto della persona. Ho tirato fuori questa cosa perché la carrozzina ha bisogno di sistemi di protezione, ma sempre c'è bisogno di sistemi di protezione. Guai, assistere vuol dire mettere in atto tutto ciò che ha un significato, perché quella persona possa vivere meglio, ed è chiaro che vivere meglio vuol anche dire non cadere e rompersi la testa, questo per essere molto molto pratico. Però bisogna usare gli strumenti che siano parte di un bagaglio assistenziale, se volete, nel caso della terapia, di un bagaglio terapeutico, e certamente ci sono molti strumenti da poter usare appunto come mezzi di protezione. Ho parlato anche con le direzioni, e qualcosa noi si farà presto, dopo che sentiranno ovviamente anche voi, ma questo è semplicemente per chiudere questa parentesi, per giustificare che a mio modo di vedere il termine contenzione deve sparire, così come deve sparire quel si usano mezzi di protezione. I mezzi di protezione non hanno bisogno di essere avvallati da, ma fanno parte di quelli che sono gli aiuti, l'assistenza, la protezione, l'assistenza che si dà ad un bambino, per esempio. Pensate quante protezioni mettono in atto le mamme rispetto ad un bambino, no? Così ci sono le protezioni che le famiglie e gli istituti, come famiglie allargate, famiglie artificiali, ma anche di grande significato come quelle che qui sono in atto in questo istituto, ma comunque ci sono dei limiti da osservare proprio a questo proposito. Allora, dicevamo, il senso del corpo nell'anziano, ed è, lo dico a voi che siete quelli che lo osservate meglio, ma insomma qualche volta vedere
L'anziano si muove le mani e si esplora l'aria. Se si tocca, se tocca, qual è la reazione se lo tocchi? Io giravo qui, c'erano qualche persone o i familiari che magari qualcuno mi aveva già visto e allora mi fermavo. E già l'esperienza del toccare un corpo, si vedono le reazioni, si vedono proprio le percezioni. Alcuni hanno paura di essere toccati, altri invece che ti prendono la mano non te la lascerebbero più andare. Ecco, tutte queste sono dei rilievi, secondo me, straordinari, perché sono convinto che la fisioterapia, così come la logopedia, che poi ha bisogno di riferimenti specifici, li faremo, debba tener conto della personalità. Cioè, nessuno richiede che voi facciate un'analisi, ma insomma, si capisca qual è entro certi ambiti. E io non vedo l'ora di incominciare a fare la discussione dei casi, proprio perché spero di poter portare la mia esperienza e nel trasmettervela, perché è bellissimo poter anche, oltre al rapporto con quel bisogno che esce e da cui voi avete lo strumento per intervenire, ma che si capisca anche in quale personalità la si fa, cioè in quale soggetto, perché poi da questo dipende anche l'esito. Se avete una persona resistente, sarà difficile che voi possiate ottenere un risultato che quella tecnica vi permetterebbe di raggiungere in un altro caso, magari sempre in un anziano, che invece abbia bisogno di questa particolare attenzione. E quindi, ecco, l'importanza, insomma, del corpo, di vederlo nell'insieme, insieme alla personalità. Insomma, visitate anche voi, lo sapete benissimo, una persona che è fatta di corpo, di mente e, per chi ci crede, anche di anima. E naturalmente io ho un grande rispetto, a maggior ragione per chi ritiene che là dentro, da qualche parte, ci sia anche questa dimensione che dell'umanesimo e dell'uomo. Ecco, volevo semplicemente aprire una breve parentesi per la logopedia. Beh, certo, ci sono ovviamente due funzioni, che sono quelle che voi mettete in pratica, cioè la preoccupazione di una funzionalità di tutta la muscolatura, degli organi che presiedono alla respirazione come via per la parola, e però anche alla respirazione come possibilità di alimentazione, quindi di avere una educazione per poter deglutire in maniera corretta e senza rischio. Anche qua ricordatevi sempre dell'importanza dell'ansia e dell'importanza, per esempio, della depressione, cioè di questo aspetto che, insomma, va sempre in qualche modo aggiunto a quello che è il vostro rilievo legato all'organo. Ecco, credo che sì, la preoccupazione maggiore, lo so, è quello della deglutizione, soprattutto in molti casi. Però state anche attenti, nel limite del possibile, proprio alla parola. Perché se uno vive quasi la perdita della capacità espressiva della parola, ecco, ha un effetto proprio sulla personalità, sulla chiusura, sulla dimensione, sul senso che si attribuisce. Un limite che è fondamentale in un mondo, poi, in cui, no, tutto è parola, tutto è chiacchiera, e dove appunto
chi ha paura di non riuscire più a esprimere dei suoni, è proprio, e vede contemporaneamente il suo silenzio, che non chiama afasia, perché spesso è proprio una percezione, e lo vede in mezzo a tutto questo uso, per cui sembra che l'unica maniera sia quella di parlare per essere. Mentre invece ci sono tante altre modalità di comunicazione. Insomma, per una persona anziana il limite della parola è sul piano della personalità, porta un grosso limite. E quindi tutto quello che si può fare, e sono sicuro che voi lo fate, lo dico in senso generale, tutto quello che si può fare per, come dire, anche salvare, insegnare a salvare un'espressione anche fortemente ridotta, che però permetta ad un interlocutore di stare attento alla bocca che ti muove, che si muove per dire delle parole, ha un grandissimo senso, ha una funzione che appunto è importante. Adesso avete ancora una mi è andato un'ora e mezza, quindi dovete portare pazienza ancora per 20 minuti. Io vorrei parlarvi di tre elementi che sono frutto della ricerca del cervello in particolare, e che mi sembra che voi dobbiate tenerne in considerazione. Quando adesso le dirò, mi verrà da dire, ma professore, noi le conosciamo benissimo, quindi io ripeto cose che... Ma insomma è per me un richiamo, è per me una modalità di dirvi, ecco, anche tenetela presente. E questo capirete il perché sempre su quel sito, che spero voi visitiate, perché è stato fatto per tutti voi, insomma, andiate a vedere questa parola, cervello plastico, su cui ci ha riportato, sono riportati degli articoli, degli aggiornamenti, e quindi è una delle parole chiave che abbiamo messo nel sito, perché la mia presenza qui è legata a queste tre parole chiave, cioè quelle che, questi sono i motivi per cui sono stato chiamato a vedere, analizzare ciò che, noi, che voi fate, voi e chi fa, per vedere se c'è qualcosa che si può aggiungere. Io ho definito che questo è un giardino dove ci sono molti fiori, quindi sono stato colpito in maniera straordinariamente positiva, ma in un giardino si può sempre piantare qualche altro fiore, insomma, quindi casomai qui non c'è da tirare via, c'è da aggiungere. La parola cervello plastico, secondo me, è stata sconvolgente rispetto ad una cultura del passato. Voi sapete che fino a non molti anni fa, 20 anni fa, si pensava che il cervello fosse un organo perenne, si chiamava, nel senso che a partire nell'uomo da uno e mezzo, in genere fino al linguaggio, sì, il cervello veniva strutturato in modo definitivo. Si pensava che fosse, quindi, che si raggiungesse uno sviluppo, ma a struttura definitiva, e lo si definiva come un cristallo. Un cristallo che è chiaro che con tanti parti interne che sviluppavano delle strutture che erano alla base dei nostri comportamenti anche, ma erano definitive. Tanto è vero che se si rompono non c'è nulla da fare. In fondo, se voi pensate al positivismo, e anche che uno dei prodotti che sono stati Cesare Lombroso, veronese come me, io ho cercato di contrastare il suo pensiero in tutto il mondo, in tutti i modi, ebbene diceva, è un cristallo se si rompe.
altro il comportamento e non si può aggiustare. E da qui elaborò l'idea che dovesse esserci addirittura un luogo, una città in cui potevano stare tutti quelli che avevano questo cristallo rotto e non possibile, che non era possibile rimediare. E in questo senso i cosiddetti ospedali psichiatrici, che non ci sono più e non ne abbiamo certo bisogno, e gli ospedali psichiatrici erano luoghi di detenzione, non erano luoghi di cura. Tanto è vero che, per essere espliciti, dipendevano non dal Ministero della Sanità, ma dipendevano dal Ministero dell'Interno, cioè da quell'organo di cui si doveva occupare della pericolosità dell'ordine pubblico e così via. Ma chiudiamo questa parentesi, ma per dirvi che quindi credevamo che fosse un organo costituito, strutturato in maniera definitiva. Oggi sappiamo che una parte certamente è strutturata, ma che esiste una parte del cervello che si chiama, oggi chiamiamo cervello plastico, e che si trova qui nei lobi frontali e nella parte qui parieto-temporale, quindi voi vedete questa zona qui, che invece è plastico, cioè ha la capacità di strutturarsi in base alle esperienze. E questo è stupendo. Cioè questo cambia tutto, vorrei dire, insomma. Perché vuol dire allora che se ci sono delle strutture nel cervello plastico, è possibile modificarlo. Ed è possibile che mettere in quella parte, costruire in quel cervello delle altre strutture a cui poi dipendono i comportamenti che prima non c'erano. L'esempio più classico è quello delle strutture mnemoniche. Se voi domani sera ricorderete che qualche cosa che avete ascoltato oggi la raccontate ad un amico, e perché oggi questo incontro si sono formate in alcuni di voi delle strutture che prima non c'erano. Strutture cosa vuol dire? Sono dei neuroni che si connettono in modo tale da rappresentare poi, per esempio, quel ricordo. Se voi questo lo fate domani sera, vuol dire che si sono costruite delle strutture che chiamiamo mnemoniche da memoria breve, perché magari fra una settimana non ve lo ricordate più. Se per caso questo stesso ricordo lo riferite fra 2 anni a qualcuno, io non ci spero, ma insomma, supponiamo che avvenga, ebbene vuol dire che oggi in quella parte plastica del vostro cervello si è costituita una struttura molto diversa, perché addirittura prevede la formazione di un simbolo che la rappresenta, un RNA che persino è in grado di rifarla quella struttura, proprio perché c'è stata una, come dire, un'esperienza più forte, potremmo dire, più significativa, e quindi questo ha creato quella che si chiama memoria a lungo termine. Ma se voi non entravate in questa oggi, questa non ci sarebbe fermata, insomma. Quindi è vero che il cervello costituisce, sulla base dell'esperienza e la comunicazione, sia pure lontana, quella di più alto e più basso, è una esperienza in grado di modificare. Se un esempio tipico è l'ossessività. L'ossessività è la ripetizione di un rituale continuamente. Un rituale che non ha un significato operativo, come chi controlla se ha chiuso la porta per 25 volte. Fino a 3, insomma, va abbastanza bene, ma se 10, insomma, bisogna preoccuparsi un po'. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che si è creato un meccanismo che diventa quasi automatico, per cui si ripete ciò che si è appena fatto, e questo rientra in una sorta di meccanismo difensivo. Se si ripete una cosa già fatta, si è sicuri,
che la si ripeterà, mentre invece nelle operazioni nuove in alcuni casi possono creare angoscia, ansia, paura. Ecco, allora questa struttura è possibile smontarla e quindi fare in modo che quell'evento, quella situazione possa sparire. Questo ho riportato un caso in cui già i risultati sono piuttosto rilevanti a questo proposito. Ma questo capite anche il perché l'educazione, il perché la parola, insomma, sia un'esperienza importante e quindi possa modificare la biologia. E questo è stato la grande scoperta. Non possiamo mai dire non c'è niente da fare, a meno per quanto riguarda tutta la parte di quel cervello che è plastico. Effettivamente ci sono dei disturbi che però chiamiamo neurologici, li distinguiamo da quelli. La psichiatria ha proprio la sede nel cervello plastico, cioè tutto ciò che è mentale. Certo, se c'è un disturbo, come penso io, c'è una forte lesione neurologica, come voi vedete in certi casi di Alzheimer avanzato, dove c'è una distruzione. È chiaro che in quel caso non è più possibile nemmeno la plasticità, proprio perché manca la sostanza. Ma oggi la persona anziana ha una forte capacità di attività plastica. Bisogna promuoverla. Noi ci troviamo in un momento particolare di aver capito un grande fenomeno e di non avere ancora tutti gli strumenti per intervenire. Ma questo sarà il futuro. Io dico sempre che mi piacerebbe cominciare oggi per fare altri 60 anni di psichiatria, 55 per la precisione. Allora, ecco, niente, volevo ricordarvi, voi sapete certo che c'è il cervello plastico, ma volevo che voi lo riconsideraste, ecco, lo approfondiste, lo approfondiate, perché è una cosa importantissima e credo che è all'origine di una direzione di come svolgere, di come migliorare, di portare al massimo gli effetti assistenziali e poi anche terapeutici, ma per il momento noi parliamo, come vi ho detto, di assistenza. Non insisto oltre su questo, leggete qualche cosa, approfondite, rivedete gli appunti di cose che forse già avete studiato. È un punto fondamentale. La seconda parola è corpo e mente, cervello e mente, cervello e mente e cervello e corpo. E qui ci sono tante cose da dire, voi le sapete tutti, ma io voglio ricordarvene solo una. Questa risale a 3 anni fa. La scoperta 3 o 4 anni fa, una scoperta che venne fatta a Karolinska e che ha anche qui fatto un giro di boa. Perché mentre eravamo abituati a considerare che tutto ciò che capita nel cervello poi si riflette alla periferia, voi sapete che ci sono 3 vie, 3 grandi autostrade che portano dal cervello alla parte extracerebrale del nostro corpo. La prima è quella più scoperta molto tempo fa, quella del sistema simpatico-parasimpatico, per cui dall'ipotalamo, dall'ipofisi partono dei segnali e per il sistema simpatico-parasimpatico proprio delle fibre che vanno a innervare gli organi interni, il cuore, che un effetto quindi che parte da là modifica fortemente l'attività periferica. E quindi questa è una via, diciamo, proprio da rete nel senso di fili, di neuroni. La seconda via
è quella ormonale, appunto, vi dicevo, ci sono dal cervello si staccano delle sostanze che nella circolazione colpiscono, non so, la corteccia surrenale e permette la eliminazione di ormoni che poi modificano l'attività. Gli ormoni della corteccia surrenale, l'adrenalina, tutto quello che voi sapete. La terza via più recente, e che è una via che risale, primo esperimento agli anni 60, ma a cui nessuno aveva creduto, è il legame tra affettività e organi. Affettività si intende emozioni, si intende anche sentimenti. Quindi un legame positivo, un legame d'amore, una delusione, insomma, tutto ciò che fa parte delle emozioni e dei sentimenti. Si è visto che hanno effetti fortemente nella funzionalità degli organi. Il primo esperimento a cui vi dicevo che allora nessuno ci credeva era lo studio fatto nel 62, in cui si erano seguite delle donne che avevano avuto un lutto, avevano subito un lutto, quindi la perdita di una persona cara, rispetto ad un gruppo in cui questo evento non era avvenuto. E li si era seguito nel tempo per valutare la frequenza del tumore al seno. Pareva una cosa follia, perché dire che la situazione emotiva aveva a che fare sul tumore, che è una moltiplicazione cellulare per quanto anonima, insomma era come pensare ad un rapporto impossibile. Si era visto che le persone, quelle signore, quelle donne che avevano avuto un lutto, che avevano la frequenza del tumore in maniera significativa rispetto all'altro tumore. E già entro 6 mesi nessuno ci credeva, eccetera. Adesso naturalmente tutti ci credono ed è nato... Sono nate, adesso pensate, si è scoperto che gli effetti delle emozioni e dei sentimenti agiscono sul sistema, sull'organo, il sistema immunitario, il quale ha a che fare con la difesa, come voi sapete, delle attività che invadono dei germi, ma anche sul controllo della moltiplicazione cellulare. Oggi esistono, c'è una società di psico-immunologia. Questo per dirvi come oggi l'affermazione che avere un'esistenza serena in un luogo sereno aiuta a guarire anche meglio da certe, addirittura da certe malattie infettive, e certo anche aiuta a guarire o comunque a diminuire l'incidenza di situazioni tumorali, è certamente un dato che oggi nessuno più mette in discussione e viene anzi utilizzato nelle terapie. Allora, queste sono le tre grandi autostrade. Queste autostrade però le conoscevamo ad una unica via, dal centro, dal cervello alla periferia. 3-4 anni fa, ecco, venne fatta una grandissima scoperta, perché si trovarono, si cominciarono a trovare le fibre di sistema autonomo, sistema simpatico e parasimpatico, che andavano dalla periferia al cervello. Cioè, mentre erano note quelle che dunque dal cervello influivano, supponiamo, sull'intestino, adesso si era visto anche che è possibile incidere per via diversa. E quindi che un malessere, un disturbo periferico, cambia le emozioni, cambia l'attività cerebrale. E per esempio si stanno accumulando lavori e ricerche che dimostrano, per esempio, che le cosiddette morti notturne, che sono piuttosto frequenti nell'anziana, cioè persone che non avevano, insomma, segnali di patologia,
e che pure hanno un evento acuto come quello che può portare a morte, ecco, sono spesso dovute a, proprio a questo effetto, diciamo, periferico verso il cervello. La grande importanza, ma adesso io volevo solo richiamarvi all'intestino, lo stomaco che addirittura lo si è chiamato adesso cervello 2, come se avessimo, si fosse un cervello periferico, proprio per questa, potremmo dire, rimando, e quindi per questo effetto, dal basso verso l'alto. Perché vi ho ricordato? Perché secondo me questa è una cosa importantissima. Perché non c'è dubbio che in molti degli ospiti, anche di questo istituto, insomma, è sempre difficile escludere, non so, delle alterazioni, degli elementi che potremmo chiamare mentali, rispetto a quelli che invece potremmo chiamare organici. Credo che vedere questo ciclo, questo up and down e down verso l'up, ecco, possa essere una concezione, anche una figura, ecco, una metafora, quella circolarità, utile per capire come possano essere copresenti aspetti che chiamiamo di un tipo affettivo rispetto ad altri che invece chiamiamo di tipo somatico. Insomma, non è più possibile fare una distinzione netta tra elementi mentali ed elementi organici, perché in fondo mente e cervello, cioè, sono due linguaggi diversi, ma di una unità che sia tutta. Questo mi pare che, per esempio, toglie per chi lavora in una equipe, toglie la vecchia diatriba, vecchia poi, non tanto vecchia, se si debbano fare l'intervento fisico oppure farmacologico, o gli interventi di terapia diversa, quelli che si chiama della terapia della parola o della relazione, perché in realtà entrambi sono in grado di modificare il cervello plastico. Quindi è finito il periodo della lotta tra un sistema e l'altro. Casomai si tratta di organizzare bene quando sia meglio, sia più opportuno applicarne uno invece che l'altro, ma non c'è più, ecco, non c'è più questa separazione. E lo dice, insomma, uno che fa il mestiere dello psichiatra e che sa benissimo quanto non lo possa fare senza tutte le altre discipline che hanno bisogno di collaborare con lo psichiatra e lo psichiatra con gli altri, proprio per questa forma di unità di cui bisogna tenere conto, perché, per essere un esempio banalissimo, tutte le tecniche che credo sappiate benissimo e che ogni professione deve sempre essere aggiornatissima sullo specifico campo in cui opera, ma certamente l'aspetto tecnico si può arricchire di significato e anche di efficacia se si tiene conto anche di quegli aspetti che sono appunto più mentali e a cui può dare un contributo, che so io, lo psicologo invece che lo psichiatra. E quindi vedete che a mettere insieme le professionalità di cui vi ho ricordato all'inizio, in realtà va verso questo senso della costituzione di un insieme che poi è quello della persona. La terza parola, la dico subito, è che diceva qualche giorno fa il vostro presidente, il professor Ferro, che lui spera e vuole operare perché
nella storia di questo istituto, che credo abbia 60 anni fra poco, mi pare, ecco, adesso ci deve essere una nuova, se vogliamo, un nuovo capitolo che si fonda proprio sull'uso della parola riabilitazione. Questo mi piace molto, non perché voi, non perché non sia mai stata fatta, ma perché il termine abilitazione è nel senso di mettere in atto, di tirar fuori, di rendere possibili tutte le abilità che un anziano ha. E quindi sono le abilità somatiche, le abilità mentali, le abilità sociali, le abilità anche di un luogo come questo che sta appunto, vuole raggiungere la dimensione di una città, meglio di una città, insomma, dove il vecchio non sia isolato, ecco, ma si tratta di ricostituire. E quindi ciò di cui voi vi occupate, credo che, io dico finalmente, diventerà proprio la parola centrale di quello che è l'espressione, di quello che è il futuro di un altro fiore, insomma, un po' più grande forse, perché c'è già da far crescere un po' di più, perché appunto qui quello che si fa è l'assistenza come abilitazione della vecchiaia, cioè come sistema per poter far utilizzare al meglio tutte le abilità che sono presenti in una persona anziana. Queste abilità si rientrano in un'altra parola che voi sentirete, credo molto nei nuovi vocabolari per cambiare anche i nuovi modi di agire, che questo l'abilitazione fa parte dell'umanesimo. Umanesimo vuol dire proprio essere attenti all'uomo, ogni uomo che sta attento all'altro, siamo in una sorta di società diversa da quella in cui viviamo forse, e umanesimo vuol dire proprio mettersi nella disposizione di aiutare, perché tutte le abilità di ciascuno di noi, indipendentemente dall'età, possano uscire. Io sono convinto che il termine, questa rapida scorsa di idee o di richiami, perché molte, sono sicuro che molte di queste cose le sapevate, ma è forse mostrarvi, ecco, quale può essere un nuovo uso, e penso che questo faccia della riabilitazione, che sia per la fisioterapia, sia appunto anche per la logopedia, che vi metta in una posizione di non solo di estrema importanza, ma direi anche di una posizione cruciale per lo sviluppo, per il miglioramento non solo di quello di questo istituto, che ha già un ottimo livello, ma proprio dell'attenzione che la società deve mettere per i vecchi. Esseri umani, persone che hanno delle abilità che la società deve semplicemente attivare nel modo migliore, e questo significa fare assistenza. Grazie.